scuola volevano dire qualcosa, qualche parente, qualche amico si può avvicinare e parlare tranquillamente. Grazie.
parole non possono colmare il vuoto che Andrea lascia nel cuore di tante persone. La scomparsa di Andrea è una grave perdita per tutta la comunità che mai potremo accettare. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po' di futuro e di fiducia a tutti. La speranza è che la generosa scelta della famiglia, in un momento così doloroso e straziante, di dare una nuova speranza a chi era in attesa di un trapianto, possa essere un piccolo conforto. È un gesto prezioso, di grande umanità e generosità. In questo momento in cui lo sconforto rischia di oscurare tutto e di far crollare ogni certezza ed ogni speranza, il Comune di Sesti Levante, che è un'istituzione, ma che soprattutto rappresenta tutta la comunità di Sesti Levante, è vicino alle famiglie De Mattei e Stagnaro, distrutte da una perdita che purtroppo non potrà essere colmata, nella speranza che il grande affetto e la grande vicinanza che la città ha dimostrato in questi giorni possano essere un punto di appoggio per quanti amano Andrea oggi e nel prossimo futuro. Tutta Sesti Levante è in lutto con voi. Ciao Andrea. A nome della classe, prima di tutto volevamo fare le più sentite condoglianze a tutta la famiglia, ma soprattutto Andrea nei nostri cuori, ma in tutta la classe lascia un vuoto incolmabile e veramente la sua presenza era unica, perché era veramente un ragazzo speciale, divertente. Scusate, ma non riesco a parlare, perché è uno strazio enorme perdere Andrea, per tutti noi, perché senza Andrea la classe non sarà più quella che era. Io lo conoscevo da 5 mesi scarsi, però era veramente speciale, troppo speciale e ingiusto che a 14 anni un ragazzo perda la vita così, veramente. Grazie. Ciao a tutti. Sono il nuovo parroco della zona di Santa Vittoria e Monte Domenico. Trovo difficile esprimere la mia avvicinanza. Ho cercato di avvicinare alla famiglia, scritto alla mamma con le mie parole. Oggi questo momento mai avuto occasione di conoscere Andrea, però questo momento conosco attraverso la vostra presenza, amicizia, e vorrei esprimere la mia vicinanza alla famiglia, alla mamma Monica, con tutta la mia comunità, Monte Domenico, Santa Vittoria e tutto intorno. Condoglianza e un abbraccio forte. Dio dà l'eterno riposo all'anima di questo nostro caro figlio. Buongiorno a tutti, scusatemi per la voce. Comunque Andrea era peggio
peggio di un figlio per me, lo conoscevo da poco, ma già era è una persona che è entrata sempre nel mio cuore. Mi dispiace tanto per la famiglia, per la sorellina, e per le zie e per tutte. Io manderò con tutte le mie forze un bacio e che riposi in pace lassù. Grazie, arrivederci. Volevo mandare un saluto ad Andrea che ora sta in un posto lassù come amico, perché nella classe mi ha sempre confortato, aiutato, scherzavamo sempre, giocavamo sempre anche a ricreazione. Lo so che questo momento duro a me manca tanto, infatti non ce la faccio tanto a parlare perché mi dispiace un po', era un caro vero amico per me, anche se lo volevo conoscere di più dato che ci conoscevo da poco tempo, dall'inizio della scuola, però sentivo già che era una parte di me, come vero amico. Grazie. Staccato da questo brutto momento che stiamo passando, stanno passando sia familiari, sia amici, sia compagni di classe, però sono sicuro che Andrea rimarrà per sempre nei nostri cuori, dal momento che lo conosciamo fino a per sempre. Sì, no, ragazzina che percorre la nostra scuola lascia un pezzettino di sé, lascia in eredità una traccia, un segno di sé in molti luoghi, nelle aule, nei corridoi, nel campetto da basket, in palestra, nel giardino e soprattutto nei cuori. Lo lascia in molti modi, coi propri racconti, le timidezze celate, con i sorrisi inaspettati, le risate spontanee, con i propri occhi, l'opera delle proprie mani, con le note suonate con tanta concentrazione e con i propri silenzi. I ragazzi tutti sono la vita che ci arriva davanti ogni mattina, in ogni sfaccettatura possibile, con ogni colore esistente o mai visto. È una bellissima aurora. È questa vita che si ha davanti che dà significato al mestiere di noi insegnanti e che dà un senso al futuro, che costruisce la prospettiva per mettere a fuoco il domani. E Andrea era davvero pieno di vita. Era il sole in terra, curioso di tutto. Negli anni ha frequentato dal corso di chitarra quello di cinema, aveva un forte entusiasmo per le materie scientifiche, una grande passione per la storia. Era letteralmente un turbine dal punto di vista intellettuale e anche se a volte la sua vivacità era difficile da contenere e a volte faceva ridere tutti con le sue uscite da cabarettista, aveva una sensibilità e una maturità che lasciava tutti a bocca aperta e che nessuno si sarebbe mai aspettato da quello scricciolo dalla testa arruffata. Andrea è stato un dono meraviglioso, autentico, con la sua tenerezza di chi si affaccia alla vita, col suo entusiasmo, la sua esuberanza, che porteremo per sempre con noi. Un dono del quale non possiamo che essere grati. Tutti noi professori abbiamo ancora nel cuore il suo esame di terza media, quando è entrato emozionato, ansioso e nonostante ciò ha saputo sfoderare la chitarra per cantarci una canzone di De André, commuovendo tutti. In questi giorni così tristi ci è tornata tra le mani una foto in cui Andrea guarda l'obiettivo, sorride ed è felice. In questa foto sembra quasi che non guardi noi, ma il suo futuro, un futuro tutto da inventare. Da noi è arrivato bambino, subito segnato dal dolore per la perdita del suo amatissimo papà, a cui ha scritto un ricordo commovente. Lo abbiamo accompagnato nella crescita, lo abbiamo lasciato adolescente, intravedendo il giovanotto che sarebbe diventato. Il destino ha deciso per lui che non diventerà uomo, ma nei nostri ricordi resterà così. Bello, con quello sguardo curioso rivolto alla vita. Chi di noi ha avuto vicino Andrea come alunno,
o come amico in questi anni, oggi si è senz'altro svegliato con un vuoto immenso nel cuore, con un bisogno di risposte, di senso per un dramma che difficilmente può trovare delle ragioni. Pensare che tutta questa energia non ci sia più, che questa grande urgenza di vivere sia dissolta nel vento, è un dolore sordo e forte. Eppure il nostro grido non può perdersi nel silenzio. La nostra ragione esige qualcosa di più che la semplice rassegnazione. E allora il nostro pensiero vola immediatamente ai ricordi delle giornate che abbiamo vissuto con lui, alcune dure e faticose e altre più leggere e gioiose. A noi docenti tornano in mente le pagine da lui scritte, pensieri a volte detti quasi per gioco, eppure così densi. Quello che non possiamo ignorare è che Andrea ha lasciato ad ognuno di noi la sua energia, la sua positività e la sua voglia di vivere. È questo che la sua giovane vita ha davvero da insegnarci. Ed è da qui che dobbiamo ripartire dopo questo enorme dolore che ognuno di noi sta provando per la sua perdita. Ciao Andrea e grazie. Anni che ho guidato questa comunità, un evento, una notizia come questa non ha parole. E la presenza di tante persone che fanno parte della nostra comunità, di ragazzi, di ragazze, della scuola, degli insegnanti e di tanti amici, dimostra il valore profondo, il segno che Andrea ha lasciato. Ma l'unica cosa che mi sento di dire appartiene a ricordi personali, ai ricordi di Andrea bambino con i miei figli, ai ricordi delle parole di Stefania che mi ha sempre descritto Andrea come un ragazzino curioso della vita, e soprattutto mi sento di portare con me, di condividere con tutti voi le parole che ancora ricordo, che Andrea ebbe la forza, il coraggio e l'intelligenza, il cuore di pronunciare in occasione della morte del padre. Parole non banali, parole che evidenziavano e hanno messo in campo una carica umana speciale, che era quella di Andrea. Il mio abbraccio grande a Monica, a Libera, a Stefania, a Federico e a tutta la sua famiglia e i suoi amici. Esatto.
Sai cos'è la vicinanza? È l'essere, sentire che c'è l'altro. Poi è chiaro che c'è altro. È un saluto. Un saluto con gli altri, per cui essere vicino agli altri.